Cercheranno di fare tantissime riforme che migliorerà la vita degli abitanti di Mantova in un modo davvero. Il mio regista mi dice che devo guardare cosa? Le persone che scrivono? C'è Cinzia Colarusso, Giovanni De Cristofano, Lucio Ciotola, Antonella Angela. Abbiamo tante persone che ci seguono, che io saluto con tanto affetto, e risaluto il mio regista Francesco. Quindi vi stavo dicendo che questo ducato sarà grazie anche alla Sei Fortissima. Enza, ciao, bentornata, un bacio forte e ci vediamo presto. Grazie. E quindi... nulla, vi dicevo che darà vita appunto Isabella ad un governo illuminato insieme ai suoi cognati. Successivamente suo figlio raggiungerà la maggiore età, però Isabella a un certo punto entrerà in dissidio con il figlio Federico proprio a causa della sua amante, la Isabella Boschetta, la bella Boschetta. Lei era figlia, questa ragazza, di un nobiluomo, era già maritata, diventa l'amante di Federico, era famosissima per la sua bellezza, darà a Federico un figlio, Alessandro, e anche una figlia, e cercherà in tutti i modi di far sì che Alessandro diventi l'erede di Federico. Non ci riuscirà, e perché Federico già era stato promesso sposo a Maria Paleologa, che era la ricchissima erede del Monferrato, che era allora un ducato fondamentale per la politica italiana di quel tempo. Quindi ovviamente si cerca di acquisire quel ducato, il Monferrato, quindi sarà promesso sposo a Maria poi morirà e Federico sposerà Margherita, la sorella, ma fino alla sua morte Federico Gonzaga manterrà un rapporto strettissimo di amore fortissimo con la bella Boschetta Isabella, e per lei farà costruire Palazzo Te. Amici, se andate a Mantova, andate a vedere Palazzo De Te, è straordinario, un palazzo stupendo dove in ogni pittura affrescata da il pittore appunto romano è celebrato l'amore di Federico e di Isabella Boschetta. È pieno di miti del mondo classico che richiamano l'amore sensuale, carnale tra i due, e uno dei miti che troneggia in queste sale è quello di amore e psiche. Quindi, e poi c'è la famosissima Sala dei Giganti, che è un turbinio di pitture e di forme che ci risucchia in una plasticità che ci lascia davvero sgomenti e ci fa sentire piccoli piccoli di fronte all'immensità di quella maestria e di quelle opere d'arte. Bene amici, mi sono un po' dilungata e io devo ritornare alla mia Isabella, la quale vi stavo dicendo che entra in contrasto con il figlio a causa della sua amante, che lei non accetterà mai, e quindi suo figlio la estrometterà sempre di più dalla politica, le interdirrà la cancelleria, lei non potrà più conoscere i documenti pubblici della cancelleria di Mantova, e quindi che cosa fa? Fugge via da Mantova, va via e si rifugia nelle varie corti italiane, tra cui Roma, ed è a Roma nel 1527. Sapete che succede nel 1527? Una cosa devastante. C'è il famoso sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi, cioè Roma viene devastata, viene saccheggiata a causa delle truppe imperiali che combattono contro il Papa, una cosa che sconvolge il mondo intero e la cristianità, perché non succedeva ovviamente dall'alto medioevo, dalla tarda antichità. Roma viene saccheggiata e devastata. Isabella si trova in quel periodo a Roma perché in contrasto con il figlio Federico. Il figlio Federico era capitano delle truppe papali come prima suo marito. Però questi signori del Rinascimento, che sono maestri di doppiezza e di intrighi, come ci insegna Machiavelli con il principe, hanno sempre, diciamo, gli stentardi parati. Perché è vero che Federico era il capitano delle guardie del Papa, quindi era contro l'imperatore, ma l'altro figlio di Isabella, Ferrante, è
era uno dei capitani dell'imperatore, di Carlo V. E quindi, proprio grazie a questo figlio Ferrante, la nostra Isabella, che è a Roma durante il sacco di Roma, è al sicuro, si rifugierà nel palazzo dei Colonna e a lei non verrà fatto nulla, anzi farà rifugiare in quel palazzo circa 2000 persone che sfuggiranno grazie a lei e alla sua protezione al massacro, alle violenze indicibili che i lanzichenecchi faranno a Roma nel 1527, perché devasteranno, ammazzeranno, violenteranno. Sono rimasti tristemente famosi per la loro ferocia, hanno violentavano addirittura monache, hanno distrutto tutto, ma Isabella, grazie all'altro figlio che era capitano delle guardie imperiali, godrà di protezione e proteggerà all'interno di Palazzo Colonna 2000 persone che però, per essere libere, dovranno pagare un riscatto. Ecco che Isabella piano piano ritornerà a Mantova e si ritirerà dalla a vita privata, lascerà il castello di San Giorgio, costruirà una propria dimora e si rifugierà nella stanza degli orologi, da cui comincerà a pensare alla sua vita, vita di cui leggeremo tra poco, amici. Rieccoci qui a narrare di Isabella d'Este, delle corti italiane, del Rinascimento privato. Rinascimento privato, questo libro scritto da questa grande studiosa, da questa grande scrittrice, perché le sue parole sono veramente poesie. E sono luccichi, sfavillì di poesie. E, appunto, Maria Bellongi, che scrive questo romanzo Rinascimento privato, dove ci parla della vita di Isabella d'Este, ed è un libro stupendo, innanzitutto perché è un libro inappuntabile, ineccepibile dal punto di vista storico, perché
parlano, parlano appunto i documenti, cioè Maria fa parlare Isabella, ma attraverso i documenti dell'epoca, attraverso le sue lettere. Ed è un libro stupendo perché è scritto in un modo veramente delizioso, cioè tu sei proiettato in quell'epoca. Che cosa fa questa grande studiosa? Non usa il linguaggio dell'epoca, le parole del 1500, perché appunto il romanzo comincia nel 1510, è ambientato nel 1533. Isabella si trova nella sua stanza degli orologi e ricorda il suo passato. Però non usa il linguaggio di quell'epoca, perché noi non lo comprenderemmo, il lettore moderno non lo capirebbe e si annoierebbe. Ma non usa neanche il linguaggio contemporaneo, usa un linguaggio comprensibile, contemporaneo, ma quanto più verosimile, vicino al Rinascimento. E quindi tu sei proprio proiettato in quell'epoca anche attraverso il linguaggio. E attraverso questo libro meraviglioso si comincia a conoscere questa grande donna, una donna colta, una donna, Isabella, che era stata istruita sin da bambina ad essere una grande signora, una grande politica, una gestrice di stati. Era una donna che aveva studiato le lettere classiche, il greco, il latino, sapeva recitare già da ragazzina, già da piccola, Terenzio e Varrone a memoria, conosceva la musica, suonava benissimo diversi strumenti a fiato e a corda. Lei preferiva quelli a corda a quelli a fiato, perché appunto pensava che gli strumenti a fiato fossero fautori di vizi, ed amava soprattutto la viola, il liuto, che erano strumenti dell'epoca, e amava cantare, cantava molto bene e danzava. Isabella d'Este fu ella stessa inventrice di nuovi passi di danza. Attraverso la danza si esprimeva l'armonia del creato, l'armonia del pensiero, l'equilibrio che, come ricordava Baldassare Castiglione, deve essere la base di ogni cortigiano, alla base della cortigianeria, cioè del saper vivere, del saper stare a corte, del saper interagire con tutti e con i potenti. C'è bisogno dell'equilibrio, c'è bisogno della c'è bisogno appunto di misura. E Isabella appunto è una grande studiosa ed è una grande musicista, e ama la danza e ama la poesia. Però lei addirittura arriva a dire che la poesia, se non è trasposta in musica, ha meno valore. Quindi questo connubio tra le lettere, i versi e la musica. Si circonda dei più grandi scrittori e poeti dell'epoca, di pittori, Giulio Romano, che affrescherà appunto Palazzo Te, ed è una mecenate. Ludovico Ariosto ne canterà le lodi, Tiziano, il famoso Tiziano, dipingerà Isabella ben due volte, abbiamo due ritratti di Isabella d'Este fatti da Tiziano, addirittura Leonardo da Vinci ritrarrà Isabella d'Este. Abbiamo un disegno, un bozzetto famosissimo di Leonardo, di Isabella di profilo, un bozzetto tra l'altro scoperto di recente, da poco tempo. Quindi Isabella, questa donna bellissima, passionale, ma colta, potentissima, una delle donne più potenti dell'epoca, la prima delle donne, verrà definita, famosissima in tutte le corti, figlia di duchi, moglie di marchesi, madre di duchi, è appunto colta nella sua dimensione privata attraverso le meravigliose lettere, le meravigliose parole di Maria Bellonci. Questo romanzo, che inizia più o meno così, adesso dovrò fare una cernita veloce altrimenti non riesco, ma inizia in questo modo: Stanza degli orologi, anno 1533. Il mio segreto è una memoria che agisce a volte per terribilità. È Isabella che parla.
Isolata, immobile, sul punto di scattare, sto al centro di correnti vorticose che girano a spirali in questa stanza dove i miei 100 orologi sgranano battiti diversi in diversi timbri.